sono i bambini della quinta A. Della quinta? Quinta A, sono in quinta, sì. Sono grandi. Sono tutti grandi, no? Sono nata a Volano e sono residente a Volano, no? Eccomi, sono Tovassi Maria, mi chiamo, e ho 81 anni, quasi 82, fra poco. Ecco, adesso faccio la pensionata, ho un pezzo di terra che mi piace mettere dentro piante e fare il lavoro di capis. I miei genitori erano contadini, sono sempre andata in campagna a lavorare da piccola, andavo a pascolare la mucca, a preparare le piante, insomma a fare l'erba, ecco, e dopo mi sono sposata e ho 4 figli, sono vedova, il marito è morto da 30 anni, ecco, faccio la nonna a tempo pieno. Ho vissuto qui dopo che mi sono sposata, prima abitavo in via Venezia, dopo che mi sono sposata andavo in campagna col marito. No, prendevo dietro anche i bambini, cioè anche erano piccoli. E col trattorno, siccome mio marito veniva in campagna, ecco, e mi metteva, quando veniva magari un po' lontano, monteva su per a fango. E la domenica invece l'aveva fatto, aveva il trattore, aveva tolto il selon della 600, l'attacca su del drio, e ne aveva in finocchio tutte le domeniche con 4 fiori. Se fu da farlo adesso c'era dentro. E lei mi dice, mamma, ma non che ne aveva il cervello, no? Lei mi dice, non che ne aveva il cervello, perché tu mi messo con una per banda, il Vincenzo davanti, e quando che l'erano salite, sai che fede? Mi metteva su me. Ma dico, sai quante volte che mi ha messa su, dico, via Anvila, il nonno, a fare il contrapeso, no? Perché l'era cargà il trattore, no? E che era un po' di salita, arrivava sulla strada, e allora mi diceva, monta su davanti, che fai il contrapeso. Ah, il contrapeso! No. Ma voi facevate il vino? Sì. Ma come, cioè, il vino com'è che lo facevate? Ah, come ti fa bene? Se pesteva l'uva, se la pesteva quei pei, sì. Però la mattina, se tenevi la mattina presto, l'era dolore perché l'uva l'era già sao. Ah. E quando che ti toccava di andare a pestare l'uva, adesso non mi innovò, mica paura. Mico freddo, ma non era. Quando ti diceva quel lì che devi fare, e bisognava. Sceneva. Bisognava, a Noghera non è come ancora, no? Ancora il gavè tu, e tu, gavè tu, e non si buoni di apprezzare. Andavo a vendemmia, però quell'anno lì, nel 57, è venuta la brina e ha preso tutto il raccolto. L'anno dopo, del 58, no, è venuta doppia produzione. Allora abbiamo dovuto vendemmiare forte, insomma. Ecco, avevo il ragazzo più grande, il figlio più grande, che aveva, dunque al periodo delle vendemmie, aveva 16 mesi, 17. Però ne avevo una anche di 6 mesi. E siccome la allattavo, partivo la mattina da casa, col passeggino, mettevo dentro la piccola, e il grande ce la prendeva in braccio. Ecco, partivo la mattina da casa alle 9 la mattina e arrivavo a casa alle 6 la sera. Mi portavo dietro il pranzo, veniva il marito veniva a casa perché c'era la suocera, faceva il pranzo, veniva con la bicicletta dalle campagne, però a me non piaceva rimanere in campagna. Però dovevo, perché allattando la bambina, no, dovevo prendermela, non potevo prendere i campi, venire a casa e dopo tornare in campagna un'altra volta. E allora la prendevo dietro, davo da mangiare, c'erano le casette in campagna, quelle da mettere dentro gli attrezzi. Ecco, mi mettevo lì, davo da mangiare e dopo avanti a lavorare. Però mi prendevo dietro perché il pranzo che arrivava non era abbastanza per me. Mi prendevo una bottiglia di latte
latte bollito, insomma, da casa la mattina, e una di caffè d'orzo. E quando avevo sete mi aiutavo e qualche pezzo di formaggio grana, perché quello mi dava, insomma, forza, insomma, lavorando, avendo una bambina, no. Ecco, la mia vita era quella, no? E sono sempre andata in campagna a lavorare. Allora dico uno, mia suocera l'aveva fatti gnocchi, solo che da casa alla campagna, perché avevamo la campagna vicino all'Adige, no? Gli arrivai freddi e gli restai su stomaco. E dopo di allora, non conto bugie, no? Per 30 anni non può mangiare gnocchi. E me restai qua. Ecco, i bambini, sì, mangiava quel che si faceva, insomma. Ecco, il ricordo che ha anche la Luisa, la più grande, no? E la gar ricordo che la nonna la feva la minestra, la bronza, no? E la che metteva sempre dentro zucchero. E noi li voleva. Mi voleva la minestra zuccherata. Allora un giorno mi sono rivelata e go di, ascolta, dico, voi mettete zonca al vasetto del zucchero, la zuccheriera del zucchero, no? Ma non ste mettete dai putelotti, perché mica abbia da sentire quattro putelotti che contiene la minestra, non mi piace con lo zucchero. Ma la vostra mamma? No. Sì, le buona, sì. La farina, la farina brustolita? Sì, ma i fagioli mescolati dentro, qualche nonna, vedi Maria? Sì, no, però i fagioli mi piacevano anche a me, dentro la minestra. No, proprio no, niente. Solo che la feva anche la minestra di latte, perché aveva le mucche, però le metteva sempre il zucchero. La continuava a brontolare, perché una la veniva a dormire tardi, quell'altra neva. E veniva tutti per conto su e mi dovevo tenere sulla colpa, sì. ma non te parli, ma perché non parlo? Gaverò i miei motivi. Allora un bel dico di ascolta, dico non per niente, no. Dunque ho quattro fiori dal suo portale, ho Maria che va al 5 e che se vuoi che va al 6 e che non sei, allora qualche momento potrò anche essere rabbiosa, esatto. E tase per contenere. Così la era. Tutte mani di sta minestra, tutte salti dalla finestra. La ribellione, perché godite, no? La ribellione, perché la continuava a brontolare. Perché una la galmorosa e la neva a torla, perché se la veniva tardi la neva a torla, e la mia no. Ma io la neva a torla, no? E allora mi sono ribellata, una sera. Che il madì mio marito, ma non sei nato le tutte il madì. Dopo 25 anni, e non sei nato le tutte, le mie vive fondi, le mie vive fondi spontanee, perché bisognava, per esempio, che ti dicessi in dove te vai, in dove te vieni, anche alla suocera, no? Bisognava, quando che marciva, non poteva dire, ma delle volte dopo, da quando mi sono ribellato, sono andato che volevo. E a che età hai iniziato a lavorare? Mi? Sì. Era piccolo. Dei campi era piccolissima. Perché siccome eravamo in tanti, no? E a stare a casa, no? Allora mi toglieva, dire, mio nonno ne metteva tutti sul carro e ne venivamo e via, ne avevamo 4 o 5. Ecco. Ma i putelotti doveva imparare da piccoli per quando qui era grandi. Tu cosa volevi sapere? Ma nei campi avevi un certo lavoro? Ti dicevano un certo lavoro da fare o quello che volevi facevi? No. Il nonno ordinava, ci faceva fare periodo della primavera, no? Dopo la scuola andavamo in campagna, dovevamo raccogliere tutti i tralci delle viti, no? Perché li usavamo a accendere il fuoco, insomma. Ecco, però bisognava metterli precisi, e scalzi con scalzi, no? Il più grosso col più sottile, e bisognava fare dei massi così. E se non li facevamo bene, passava, siccome era paralizzato mio nonno, no? Dava col bastone, usava il bastone, e ne li desfeva, e dovevamo farli ancora un'altra volta.
ma c'era sempre qualcuno che ti ordinava di cosa dovevi fare. Le cose bisognava farle bene. Ecco, un altro particolare, eravamo in 8 fratelli, no? Eravamo 5 sorelle e 3 fratelli, no? Ed ogni tanto si litigava fra i fratelli, no? E perché tante volte ci dicevamo stupido, ignorante, così, no? Le parole, insomma. Allora mio nonno ci prendeva e mi dice: ti sembra stupido tuo fratello? Ci pensavo, no. E perché io lo dici? Ma non so. La me scappava fuori, mi diceva, no? E non voleva assolutamente niente, bisognava rispettare. La mattina bisognava andare in cucina e dare il buongiorno, ma dirlo bene, buongiorno, no? Non che voi, allora si venne a brontolà. No, sentime, diceva nonno, no. Allora buongiorno nonno. Ecco. Dopo se ti dava qualcosa bisognava dire grazie. La sera, quando andavamo a dormire, tutte le sere dovevano dire le preghiere. E prima di andare a letto, perché i nonni andavano più tardi, bisognava dire buonanotte, ce l'ho dato Gesù Cristo. E il nonno rispondeva. Anche lì, se non lo diceva bene, insomma, non lo dicevamo bene, ci sgridava. No, non ho capito. Ci diceva, non ho capito. Ah, non ho capito. Allora bisogna tornare indietro e dire buonanotte, ce l'ho dato Gesù Cristo. Lui rispondeva amen. E si andava in pace. Ecco, così era. Così la era la storia. Ecco, un altro particolare. Quando noi venivamo in campagna, mettevamo il fazzoletto a testa, no? Sì. E come te arrivavi in casa, bisognava cavarlo, no? E delle volte non cavevi. Non ne è solo in cucina, mi diceva mio nonno, no? Non ne è solo in cucina. Ma sì. O di che solo in cucina non ne è. Come non si poteva anche a mio papà che porteva il cappello, non poteva entrare in cucina col cappello, bisognava cavarlo. No, perché? Perché si faceva così, era usanza. Ma era sempre, sì, mio papà veniva a trovarmi, però veniva, il buceva, caveva il cappello, lo teneva a mamma e dopo veniva dentro. L'era quelle particolari che erano di più. No, non capivo niente di quelle robe, niente non capivo. Se facevano una minestra che non ti piaceva, un piatto che non ti piaceva, andavi a dormire senza cena. La polenta, la ghera, di e notte, disnare sena e colazione. E disnare la sena andava anche bene la polenta, perché era il formaggio, era un pezzettino di mortadella, insomma. Ma la colazione non mi piaceva, no. La polenta brustolà a colazione col caffè latte non la mette. Non ce n'era biscotti, no? Non ce n'erano biscotti. E dopo il feva, per esempio il grano turco, veniva raccolto, no? La vaga lì attorno. Ecco, va. Allora, la pannoccia, vedi qua che i chicchi, no? E la metteva e tirava via questo, che lo fa dopo, no? Tirava via e dopo la metteva in del sacco e la rudoleva giù per le scale, in modo che nel giù i chicchi si stacchevano. E dopo quei che rimaneva su, con la pazienza bisognava sgranarli. Dopo si porteva il grano turco al mulino, che io andavo al mulino, che ne avevo 8-9 anni, andavo a Villa Lagarina con un sacchetto di 5 kg, no? Portevamo i chicchi del grano turco e loro mi davano la farina. E avevamo allora, no? Era i mosegotti, no? Perché dentro questo. L'interno della pannocchia, sì, si chiama torsolo, no? Ecco, l'era qui in arcigliotto. E dopo, quando raccoglieva il zaldo, no? Il grano lì, era le canne, la pianta, la feva le canne, no? E le usiva per fare il letto alle bestie, no?
la mucca e il bue che aveva, no. Però noi da piccoli tolevamo il pezzettino di canna e fevamo i tocchetti, fevamo come delle caprette. Ecco, quattro pezzettini così, li mettevamo così, uno mettevamo il torsolo in mezzo, gli fevamo i cornetti e la coda. E mi divertivo a fare le caverette. So che ve l'ho fatta ancora da portare a scuola ai nipoti. Ma sì. Sì, ah? Guarda, avere animali in casa. Sì, aveva in conigli che dopo li mangiava, insomma, sì, quando qui era grande, aveva le galline, aveva il maiale, aveva la mucca. A casa mia aveva tre mucche e il bue, perché il bue serviva per lavorare i campi, no? Sì. A casa mia, quando ero piccola, aveva un bo. E mio nonno, monteva su tutti noi, e mio nonno gli diceva, adesso andiamo al campiano. L'arriveva alla Madonnina sotto il paese, c'aveva la strada e andava al campiano. E si fermava sempre in quel posto lì. Ecco, dopo lo toglieva, lo ligheva, si pasculeva. E una volta gli diceva al campiano, dopo andiamo all'Oppi, o che andiamo in Ponta. E gli diceva, adesso, Griso, lo chiamava sto bo. Ti vai e ne malopi, allora neva l'oppi, il di dopo neve menval, ma io come le arrivava la Madonnina, che era la strada, una che neva il campiale, l'altra neva l'oppi e l'altra neva un bar. E neva. E svolgeva la giornata a scuola. E compiti come adesso. Lei che allora bisognava. Ecco, l'unica roba che all'inizio della scuola, la prima per esempio, ne faceva fare le aste, il quaderno, no? Dopo dovevamo imparare a farla cinque righe di A, ma farla così, no? Dopo l'altro pezzo, dopo che adesso non esiste più. Adesso un po' diverso, eh? Un po' diverso, sì. Sì. Ecco, beh, e dopo anche con le caselline, per esempio, dovevi fare l'uno bene, ti facevano fare, per esempio, cinque righe di uno, ma dovevi farlo perfetto. E il due perfetto. Tutto. Perfetto. Tutto bello grande. Sì, sì, sì. Non. Sai la più difficile parola qual è? No, la S. Perché? Perché dovevamo andare su, venire giù un pezzettino e far così. E dopo fargli l'altro pezzettino. Le classi, quanti bambini c'erano una volta? 40. Oh, oh. Siamo 40 di noi. 40. Erano le maestre. In 40. E chi era una maestra sola? Una maestra. Sì, una maestra per tutte le materie. La mensa c'era solamente durante la guerra, perché ce n'erano tanti da attorno a qua al paese, e dopo c'erano i poveri, perché anche loro i poveri. E allora quelli che erano in tanti in famiglia, che non poteva, i genitori non avevano niente, allora si fermavano durante la guerra, però dopo la tolta zona. Era sta il Duce a metterla su.